Questo è Sapori dal Sollevante, combinazioni gastronomiche tra Puglia e Giappone. Un evento lungo una settimana con lo chef giapponese Hiroto Akama, con il quale abbiamo studiato un menù di 6 portate dove le nostre culture, quella giapponese e quella pugliese, si incontrano alla perfezione. È vero, Hiroto? Sì, vero. え、私の名前は赤間博人です。え、私は日本の和歌山県和歌山市加田という町からやってきました。私が働くのは和歌山市加田にある大阪屋ひーなの湯という旅館です。今回私がここイタリア、プーリア、ペスキチに来たのは、ここトラブコダ耳のドメニコシェフと一緒にここでフードイベントをするためです。 今回のメニューですが、まず第一に私が握る握り寿司、これはこのペスキチトラブッコの新鮮な魚介類を使って、美味しい握り寿司を握ります。 3 diversi nigiri sushi con 3 diverse specialità del nostro mare. Abbiamo tonno con salsa wasabi, filetto di triglia con una pasta allo zenzero e scampo crudo con una pasta allo yuzu, che è un agrume giapponese. Ovviamente lo accompagniamo con una salsa di soia, in questo caso una salsa di soia affumicata del produttore Toshio Shinko di Yuasa, e dello zenzero marinato. トラブッコのお好み焼き、ここの新鮮な魚介類、そして日本のお好み焼き、面白い組み合わせになりますけども、美味しいです。 La nostra versione dell'okonomiyaki, un piatto molto popolare in Giappone, la cui paternità si contendono le città di Osaka e di Hiroshima. L'ingrediente principale è l'avezza, che noi abbiamo stufato con miele del Gargano e salsa di soia, in aggiunta seppioline arrosto e pinoli tostati. Il piatto viene servito con del katsuobushi, ovvero questo tonnetto essiccato e fermentato giapponese, che come potete vedere danzerà sul piatto per via del calore. そして天ぷらのトロッコリ、イタリアのトロッコリというパスタを使って、日本のうどんを再現します。 Il dashi è l'ingrediente principale, ovvero questo brodo chiaro a base di katsuobushi, che è questo tonno essiccato, e alga e kombu. Per la tempura abbiamo scelto melanzana, frigitello e mazzancolla, mentre invece degli udon tradizionali per questa ricetta abbiamo scelto di utilizzare i troccoli. それからうな丼ですよ。まさかイタリアでうな丼とは思わないでしょうけども、うなぎ、それから下はご飯ではなくパンを使います。そこにイチジクのソース。想像できますか？美味しいですよ。 Un udon è un piatto molto popolare in Giappone a base di anguilla, la parola stessa vuol dire anguilla sul riso. Per la nostra versione pugliese abbiamo sostituito al riso del pane del Gargano, smollicato e condito con aceto di sake e mirin. L'anguilla invece è stata cotta arrosto e laccata con del mosto di fichi. Per dare salinità al piatto abbiamo aggiunto della salicornia. そして、赤味噌を使用したトランペットだけの魚のスープ。こちらもイタリアンとジャパニーズの融合した
素晴らしい一皿になっております。Un altro piatto di ispirazione mediterranea, per il pesce abbiamo scelto il cefalo, che è il simbolo del trabucco in quanto sua principale preda, una zuppa arricchita dal sapore intenso del miso rosso dello stesso Toshio Shinko e arricchita con i funghi trombette dal morto che ricordano lo shiitake giapponese. そして最後にデザートは抹茶のパンナコッタ。これは想像できると思いますけども、一工夫あります。ぜひ食べに来てください。Un dolce che per la sua caratteristica ricorda i dolci gelatinosi giapponesi a base di riso. Abbiamo scelto un tè matcha biologico. Ricordiamo che il tè matcha viene utilizzato per la cerimonia del tè e quindi ha tutto un significato spirituale che noi vogliamo ricordare con questo dolce. Genki desu ka, Akama-san? Genki desu. Otsukare sama deshita. お疲れ様でした。二人に乾杯。ありがとう。ジャパン、トラブコ、乾杯。乾杯。サルテ。サルテ。